Quest'oggi parleremo di trigger. Il trigger è un aggeggio wireless che si va a mettere sopra la nostra fotocamera per scattare col flash a distanza e possiamo ottenere degli scatti del genere. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. I trigger ragazzi, non stiamo oggi sul come funzionano i trigger, come si utilizzano i trigger o cose del genere. Oggi vi dirò che cosa sono i trigger per chi non li conosce. Chi sono questi trigger? Che cosa sono questi trigger? I trigger è un dispositivo wireless che si collega sopra la nostra telecamera al contatto dove va messo il flash. Questo trigger, che va a collegarsi col nostro flash tramite wireless, è un apparecchio che ti manda le onde sul nostro flash. E come ben sappiamo tutti, le luci sono la cosa fondamentale per avere una fotografia perfetta. L'utilità del trigger è avere il flash più vicino possibile al soggetto senza che tu debba avvicinarti. Ci siamo, è una cosa bellissima. Io ho un 85 mm, un 105 mm, un 300 mm. Con il wireless del trigger io riesco a comandare il flash sia a distanza. E non solo, posso avvicinare il flash, metterlo anche alto tramite un piedistallo oppure tramite una persona che te lo tiene. Preferisco il piedistallo perché lo posso mettere anche più alto, così tagliamo le ombre. E usare la nostra fotocamera a distanza. Possiamo mettere più di un flash. Possiamo mettere 3, 4, 5 flash, uno dietro, uno da questa parte, uno davanti, uno sopra, 6, 7, 8 flash, quelli che volete. Non ricordo fino a quanto flash, però fino a 10 forse li possiamo aggiungere, almeno con questo trigger, che vi metterò il link in descrizione. Anche è moderno, è uscito da poco, tutto touch, è tutto moderno, non è più senza tutte queste cose. Se volete un video dedicato a come si utilizza un trigger, arrivate almeno a 15 mi piace, perché è un poco complicato la situazione, specialmente questo nuovo modello. Detto ciò, questo è il trigger. Quindi vi ho fatto scoprire una novità per far venire le vostre foto fantastiche, uniche, bellissime, sfumate, come volete meglio. Quindi, oltre a questo, non c'è più niente da dire, perché tutte le cose tecniche, li spiegherò su un altro video su come si utilizza un trigger. Ci siamo? E niente ragazzi, mi raccomando, se il video vi è piaciuto, cliccate mi piace e iscrivetevi. Ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!